tantissimo meno. Anche la sua mamma è presente in mezza nota. Dello Stato, l'università non statale,
era lui, sono ritornato nello Stato come professore e come rettore, sono oggi da, diciamo, fuori dai ruoli dello Stato, qui in un'istituzione pubblico-privata. Il tema di fondo che si viene anche affrontare nel libro non è paritario o non paritario, è il tema buona scuola e comunità educante. Questo è il tema che mi sembra apparente nel libro. C'è altre due cose che voglio sottolineare e concludo. La prima, c'è un richiamo interessante a qualcosa che noi abbiamo, su cui noi abbiamo lavorato a suo tempo nel sistema dell'università e che oggi forse sarebbe anche interessante riprendere nel sistema dell'alta formazione, quando l'occasione per segnalarlo alla ministra. Cioè questa questione dei corsi standard, che alla nostra suora Namonia, che è anche la specialista di conti, di economia, sì. Sa che è uno dei temi centrali, su questo penso che ci sia uno sforzo importante da fare. La seconda questione che voglio ricordare è il richiamo che da qualche parte ho visto alle competenze digitali, e questo mi sembra un tema, cioè la ragione della materia, essendo noi un'università telematica, è un tema che a noi sta evidentemente molto a cuore. E c'è una ultima cosa che voglio sottolineare, segnalare l'attenzione, le altre audici non erano parlato, ma è stato interessante catturare solo la memoria, che qui ho scambiato subito delle battute, siamo entrati subito in sinergia. C'è il tema molto importante anche della formazione a distanza, che è un tema centrale per un paese, la formazione cioè, a distanza certificata. Noi avremo a settembre qui nella visita dell'Angolo per la valutazione periodica che viene effettuata, è centrale sia per raggiungere territori non adeguatamente attrezzati. Esemplifico, in Italia noi discutiamo di strategia nazionale delle aree interne. Quanti delle aree interne sono poi in grado di riuscire a fare? Quanti, pensate, quanti anche giovani imprenditori che non hanno avuto modo di studiare hanno la possibilità, quindi questa è la potenzialità, ma lo sottolineo in un altro aspetto, perché l'incursione del vostro website che ho fatto questa mattina vi fa capire che la vostra presenza anche come istituto all'estero rappresenta un'opportunità molto significativa sulla quale noi possiamo lavorare. Vi ho preso parecchio tempo, come avete notato, credo che sia un passaggio formale, i complimenti alle autrici del libro, il ringraziamento di nuovo alla ministra per essere con noi e a coloro i quali hanno deciso di concorrere alla presentazione di questo libro. Questo è un cantiere, l'idea che questo rettorato ha su questa università telematica è esattamente di mantenere fortemente in piedi un cantiere che faccia, noi siamo nella stessa condizione scuola paritaria, scuola statale. Quindi il ragionamento è università tradizionali, in presenza, università online, telematiche. È un sistema e questo sistema si deve tenere bene con una sola distinzione, che è quella della qualità, tema sul quale noi cerchiamo di mettercela tutta. Anche la disponibilità che vi abbiamo dato quest'oggi sta in questo solito obiettivo. Grazie e buon lavoro. Allora, buon pomeriggio a tutti, io sono Stefano Degli Abbati, in funzione oggi di moderatore e come moderatore ho il compito di rendere il meno possibile visibile la mia presenza e di dare risalto a quella dei relatori, un po' come l'arbitro di calcio, se non si vede arbitra Roberto. L'unica cosa che intendo fare è richiamare tutti quanti già da adesso, in modo che poi mi sentite il meno possibile dopo, al rispetto di una certa contingenza dei tempi, ma questo per favorire l'uditorio, cioè per permettere di seguire con un certo ritmo e di arrivare subito al dunque. Avete visto che già i saluti del rettore, che ringrazio per averci dato ospitalità in questa prestigiosa sede, non sono stati saluti di prammatica, quindi non ci dobbiamo perdere in chiacchiere, andiamo direttamente al fatto centrale dei problemi, a vedere come si possono risolvere e se si vogliono risolvere. Ringrazio naturalmente il ministro Valeria Fedeli
proprio per l'attenzione che ci ha prestato e per la puntualità che sottolineo anch'io, che sentiremo in seguito. Adesso direi che il mio compito è quello di dare la parola a due dei tre autori di questo testo, Il diritto di apprendere, e comincerei da Maria Chiara Parola, che è qui vicino a me e che è una professionista, nonché soprattutto mamma, quindi interessata a due livelli dal problema della scuola. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti, di essere presenti. Io ringrazio personalmente, come tutti hanno fatto, il ministro, la ministra, perché io sono ormai 8 anni che mi sto spendendo in questa battaglia per la buona scuola, per tutta la buona scuola, e nessun ministro mai nessuno, si è mai relazionato in modo così diretto con noi. Quindi grazie, perché io come cittadina mi sento ascoltata, finalmente, qualcuno che mi ascolta. Lei ha detto prima, poi le aspettative magari non saranno quelle, può darsi, ma il fatto che ci sia e ci stia ascoltando, guarda, per me è veramente un successo. La politica che si mette veramente a servizio del cittadino e delle persone. Allora, io inizio così il mio intervento, sono, come ha detto il dottor Degliabati, sono una professionista, sono una commercialista e sono la mamma, e quindi mi piace mettere, diciamo, in questa rappresentazione di questo libro questa mia aspetto personale. Mamma che si è battuta sulle, si sta battendo sul diritto alla libertà di scelta educativa e che vuole che la scuola sia una scuola di qualità. Il mio intervento inizia con la presentazione di un video è breve, quindi rispetterò sicuramente i tempi, ma rende in modo molto efficace e stringente la situazione scolastica italiana. Faccio partire il video. Thank you.
abbiamo visto in questo video che la famiglia ha il diritto di scegliere l'educazione che vuole dare ai propri figli in base ai vari articoli della Costituzione, abbiamo il 3 e il 30 alla Carta dei diritti dell'uomo e poi c'è la legge 62 del 2000 che stabilisce la parità della scuola in un sistema scolastico integrato tra scuola statale pubblica e scuola statale pubblica paritaria. Però evidentemente se io genitore per scegliere la scuola che ritengo possa andare bene per mio figlio sono costretta a pagare una retta, perché noi sappiamo che se vogliamo accedere a una scuola paritaria, beh, la libertà non c'è. Non c'è perché c'è un condizionamento di tipo economico e se c'è un condizionamento di tipo economico non c'è neanche una pluralità. E secondo me, secondo molti, non solo me, la libertà è uno dei principi fondamentali di uno Stato democratico, qui la libertà nell'ambito dell'istruzione non c'è. Non c'è pur essendoci tutto il diritto dalla nostra parte, nella nostra legge, nella nostra Costituzione. Qui non si tratta di far valere un diritto, di creare un nuovo diritto, di trovare uno strumento giuridico che lo apporta, si tratta semplicemente di far valere un diritto che già c'è, che già esiste. E quindi ci si chiede come mai questo non avvenga nello Stato italiano, abbiamo visto negli altri paesi di tutta Europa invece questo c'è già da parecchi anni, solo in Grecia questo non c'è e che dobbiamo dire questo non ci fa veramente onore. Allora può essere un problema ideologico forse, può darsi, sarà un problema ideologico che è rimasto perché c'è sempre la confusione tra scuola paritaria e uguale scuola privata, in realtà la scuola offre un servizio pubblico, tutta la scuola offre un servizio pubblico. In questo libro, che è un libro scientifico, si è arrivati a ipotizzare che il sistema scolastico possa stare in piedi, analizzando e studiando il costo standard di sostenibilità per alunno, che poi verrà spiegato meglio dal professor Bruno, da sua memoria, dal professor Pazienza. Con questo strumento, con questo standard di sostenibilità, che poi se vogliamo si equipara un po' al discorso del sistema sanitario, perché anche lì abbiamo un discorso di costo standard per sistema sanitario, io se voglio scegliere di fare gli esami in un ospedale posso scegliere sia l'ospedale sia la clinica che offre lo stesso servizio pubblico. In questo modo lo Stato potrebbe arrivare a risparmiare fino a 17.000 euro all'anno. Allora, la domanda che io faccio al Ministro, perché allora se dal punto di vista di diritto noi genitori abbiamo tutti i diritti e ci sono già dal 1948, se dal punto di vista anche economico il sistema scolastico può stare in piedi portando anche un risparmio nelle casse statali che potrebbe voler dire riallocare questi 17 miliardi all'interno del sistema scolastico, oppure lo Stato potrebbe spenderlo in altro modo, in un altro settore. Perché allora non si fa la vera parità? Perché se no non si spiega, no? Facendo anche i conti molto banali. Ripeto, c'è forse il discorso ideologico, o forse non c'è questa volontà, questa voglia, questo voler mettersi in gioco e cambiare le regole del gioco. Perché se vogliamo mantenere un sistema scolastico così com'è, è un sistema ingessato, dove sia la parte statale, e purtroppo un sacco di inefficienze, di problemi anche economici e di risorse, e sia l'altra parte. Quindi bisogna avere, a mio parere, qua avere il coraggio di cambiare il sistema, di essere un sistema innovativo e un sistema moderno. Perché tutto questo? Perché vogliamo che la scuola sia una scuola di qualità. Noi cerchiamo la qualità, il genitore deve scegliere la scuola migliore e la scuola migliore si fa in un sistema che abbia una parità di condizione tra le due scuole, che poi sono diciamo le due scuole presenti nel nostro sistema scolastico italiano. E vorrei concludere, come faccio sempre, con una battuta, e forse questa volta il ministro mi ascolta perché vedo che è un ministro, come dire, concreto. Io dico sempre questo: voi sapete che cosa pensano veramente i genitori della scuola o del futuro dei nostri figli? Io sono un genitore di adesso, del 2017, non sono un genitore passato. Le preoccupazioni dei genitori, sia che siamo genitori della scuola statale che della scuola paritaria, è che abbiamo paura che l'Italia non abbia un futuro. E tutti noi diciamo ai nostri figli che devono andare all'estero perché qui non ci sarà un futuro. E questo è uno scenario, e questa è un'emergenza sociale, secondo me, che non è ancora stata capita, non è ancora stata percepita.
E uno scenario di questo tipo, nel giro di 10 anni, 15 anni, chi rimarrà in Italia? Rimarremo noi genitori diventati anziani, le persone che stanno venendo in Italia cercando giustamente un futuro migliore, ma allora in quella condizione qualcuno si è fatto la domanda, starà in piedi il welfare, starà in piedi il sistema sanitario, starà in piedi qualcosa? Io credo di no, io credo proprio di no. Allora credo che la scuola sia veramente, come c'è, come il video ha concluso, il punto di rilancio della nostra società, perché noi con la, nella scuola, insieme alla famiglia, formiamo i nostri giovani, che saranno il futuro della nostra nazione. Se noi vogliamo continuare a dare un futuro alla nostra nazione, dobbiamo continuare a puntare sui giovani, e per puntare sui giovani dobbiamo prospettare loro un futuro, dare una scuola di qualità e fare in modo che i genitori possano scegliere in libertà la scuola migliore, perché diversamente non ci sarà un pluralismo educativo, che poi è quello che migliore dà opportunità di scelta e opportunità anche di formazione ai nostri giovani. Grazie. Quindi siamo entrati subito nel vivo e adesso presento quella che è la variabile impazzita del sistema. Mi hanno insegnato il mio maestro, che è il Cardinal Freccia, mi ha insegnato che le idee camminano sulle gambe delle persone. La scuola paritaria non poteva trovare, il tema della scuola paritaria non poteva trovare miglior vessillifera in quella che persona che adesso sto presentando, che è di un'attività, io l'ho vista all'opera anche all'estero, perché ormai in Europa è conosciuta Suor Anna Moni Alfieri, che ha, sente questa passione in maniera totale, totalizzante, e l'unica cosa che la occupa, oltre al problema della scuola paritaria e i nostri, come tutti quanti, problemi personali, è quella di fare rete, di metterci tutti in contatto, quelli che stanno in questo campo, all'atere, a margine, dentro, eccetera, di fare rete, e credo che sia un compito bellissimo. Quindi io cedo la parola subito a lei, che ci dirà qualcosa sicuramente di molto interessante. Ringrazio non per dovere, ma veramente perché lo sento con il cuore, perché non riesco a fingere, questo è un po' il pregio e il difetto di Suor Anna Moni. E ringrazio il professor Cannata per il coraggio di questo convegno. Non è facile tenere questi convegni, perché oggi in Italia si può parlare di tutto tranne di scuola, cadono i governi quando tocca il tema. E poi ringrazio la ministra Federighi, anche questo non è un ringraziamento di taceria, perché ha avuto il dovere morale di ringraziarla, perché mi ha un po' restabilita e restituita, mi ha restituito quella giusta dose di fiducia verso le istituzioni. Presente la dottoressa Palumbo, altra istituzione, ma lei, la sua puntualità, la sua, mi pareva quasi tipica di un direttore generale di un ufficio, dovuta, come poteva farlo un mio dirigente scolastico. Da una ministra, diciamoci la verità, io ho sempre cercato di registrare segnali positivi per uscire da un assenso depressivo che ci attanaglia ogni tanto, ma anche da quello sparare nel mucchio, non aiuta nessuno. Questa puntualità la ricordo appena insediata in un tavolo della parità, che con lei le associazioni non erano presenti. Prese gli appunti fino alla fine e io dicevo, caspita, questa è in condotta perché ho preso 10 e io avevo 8, regalato. E così vi spiegate perché nasce questa mia passione per la scuola, perché io mi sento una salvata. La scuola mi ha salvato. Noi oggi assistiamo a dei fenomeni impazziti, e non faccio dei nomi, di persone che sono molto intelligenti, geniali, ma sono delle mine impazzite nel sistema e quindi rendono più fragile anche il sistema italiano. Io dico, quel ragazzo lì la scuola lo salverebbe. Ecco perché poi mi sono, permettetemi questo termine, in un ambiente scientifico, non scomodiamo sempre la politica, affezionata. Mi sono affezionata a questa modalità ministeriale di approcciare la gente one to one. Io mando una mail e dico, ma scusate, ma l'appuntamento con la ministra è confermato, e la segretaria mi dice, perché lo mette in dubbio, suora? Vedete, tutta questa realtà ci restituisce quella dose di sfiducia che noi abbiamo maturato reciprocamente fra la dottoressa Parola, pone una domanda banalissima e semplice, perché tutto ciò non si fa? Rispondo, per quel poco che mi consente, certamente senza appropriarmi di una risposta del Ministro, che noi ci dobbiamo restituire una giusta dose di fiducia reciproca. Le istituzioni non credono che i cittadini siano sufficientemente capaci e intelligenti di educare i figli, e a me a volte non sbagliano, ma neanche i cittadini.
ci piangeva addosso perché non ce lo spiegava, no? E noi siamo tre figli, due religiosi militari, lo scenario della mia famiglia è questo. E allora torno alla scuola, perché ho lasciato la scuola? E in quei 10 minuti vi voglio dire, di raccontarvi oggi sono 10 anni di ricerca. Io, approcciando il mondo della scuola, nessuno dei presenti, e qui ci sono i sindacati, c'è il mondo che rappresenta la Chiesa, c'è il mondo che non rappresenta la Chiesa, c'è il mondo delle istituzioni, nessuno si sente assolto di noi, Perché ognuno di noi in 20 anni ha portato acqua al suo mulino, perché non abbiamo avuto il coraggio. È bello scrivere per i giornali, soprattutto quelli contrari, perché poi ti attaccano, no? E sono belle le critiche. Ma questa scuola, i figli delle dame cari, c'è un ultimo articolo che ho scritto sui tuo figlio autistico, lo Stato dice se vai nella scuola paritaria ti arrangi. Ma ha scritto uno, ma il figlio delle dame cari con suora da lei verrebbe. E questo mi dispiacerebbe. Perché il nostro sistema scolastico è classista. È un sistema dove tu devi pregare di nascere nella famiglia giusta, nella famiglia che per te possa scegliere la migliore scuola pubblica statale e la migliore scuola pubblica paritaria. E quindi io mi sono ritenuta un soggetto fortunato nella vita, perché nonostante quell'iperattività, nonostante quella modalità caratteriale, la mia famiglia era una famiglia giusta, si era potuto permettere di scegliere. Altrimenti la mia vita sarebbe stata segnata per sempre. Oggi io sarei probabilmente soggetto a delinquere, perché le mie capacità non le avrei incanalate nel modo giusto. Quindi sarei una fila da servizi sociali, si avverrà così. Ecco, è un sistema classista, perché ma non dobbiamo però chiedere alla ministra, guarda, questa è la risposta della mamma che va chiedendo la grazia al professore di musica o di storia, cosa devo fare perché mio figlio prenda 8? Il professore le risponde, non sono Dio, non sono attrezzato per i miracoli, anche noi dobbiamo imparare a guardare alla politica, ai capi dei governi, ai ministri, non come al santone che mi mette la soluzione. Non è così, non è così. Perché in 10 anni, quando tu scopri che il sistema scolastico italiano è classista, non è classista oggi, è classista dal 1948 ad oggi, nonostante ci sia un articolo della Costituzione che dice la responsabilità educativa spetta alla famiglia, a meno che non ne siano incapaci, per la provvederà lo Stato. Quindi delle due l'una, o lo Stato per tanti anni, ormai parlo così crudelmente dopo anni di ricerca, permettetemelo, non potrei più permettere un linguaggio edulcorato, perché qui siamo in emergenza, o la famiglia in Italia è incapace di intendere di volere, allora dobbiamo togliere la patria questa. Oppure è capace, intende di volere, lo Stato non è uno Stato di diritto perché è incapace di garantire i diritti. Noi dobbiamo pagare così, perché la gente non sente lo slogan. Il sistema scolastico è classista perché io voglio che voi sentiate sulle vostre carne proprio il dramma di un figlio, di un metalmeccanico, che è quello che mi ha avvicinato alla ministra, perché ha capito al volo qual era il dramma interiore che io vedo. Il figlio di un metalmeccanico, di un operaio che fino a sera arriva, non può scegliere per suo figlio la scuola paritaria o la scuola statale, al netto di qualsiasi confessionalità, perché non può pagare 2 volte, perché ha già pagato le tasse. È un sistema scolastico regionalista, perché dagli Ustri e Pisa, pagina 13, così non dovete spulciare, parlano chiaro, l'Italia arriva agli ultimi posti Ustri e Pisa, perché la Sicilia e la Campania sono agli ultimi posti Ustri e Pisa. E poi certo che scrivo che l'infornata è doverosa per un governo, guai se non l'avesse fatto, dei 150.000 docenti, è un'eredità di 20 anni fa, si abbia il coraggio di dire queste cose, perché poi noi lasciamo un'eredità che altri dovranno gestire. Come legale rappresentante del mio ente, ne parlo poco, io dico spero che la morta, le mie sue consorelle, non abbiano una brutta eredità, è il mio pensiero costante col quale faccio le cose. E allora questi 150.000 docenti, che vi facciamo noi? Questo o qualsiasi altro governo doveva infornarli, diciamo in una grande cosa. Infornandoli, prendendoli dal sud, che guai a chi dice, io parlo oramai da neanche più da meridionale, non mi sento niente, cioè questi docenti del sud hanno chiesto, sì, diciamo la verità, hai chiesto il ricongiungimento, ma una malattia fa su, e io te lo scrivo sul giornale, perché tu hai falsificato i certificati medici, e sono scopo della verità. E allora perché ti metti in quelle graduatorie se sai che non potrai lavorare? Io sono iscritta a economia con la certezza che mi sarei laureata, se no non sarei iscritta. Perché ti metti in una
una gradatoria a sostegno, il ministro non avrà mai il coraggio di dirlo perché è politicamente corretta, lo dico io. Docenti di scuole paritarie iscritte nelle gradatorie di lettere di sostegno, se vado a lettere prendo il posto, se vado a sostegno lo riduco. Perché ti sei iscritta? Creando il buco poi di tanti docenti di sostegno mancanti e l'apertura di che caso al sostegno. Allora la prima soluzione, impariamo a non promettere ciò che non possiamo dare. In Italia abbiamo promesso per 20 anni posti di lavoro per gente che non aveva quel lavoro. Non ce l'ha. E quindi 10 docenti sono andate a informare le segreterie scolastiche della bellissima scuola statale milanese che però il bambino handicappato non ha il sostegno, il dirigente scolastico non ce l'ha, tant'è che abbiamo aperto il TFA, non ci sono. Quindi è un sistema classista, perché l'handicappato, diciamolo con il loro nome perché ci deve far male, diversamente abile non mi piace, è un termine edulcorato. L'handicappato, ministro, lei lo sa meglio di me, che se viene nella paritaria io gli devo chiedere la retta a lui, o alle altre famiglie, o lo mando via. Se va nella scuola statale, i dirigenti ce l'hanno il sostegno. Io ho scritto un ultimo articolo, che è una storia vera, di un genitore che per suo figlio autistico ha perso il primo anno di scientifico. Chi lo racconta a questo genitore che la scuola, la chiesa, è provvita di fronte alla sua provocazione? Qui ce la c'è. Chi lo racconta a questo genitore? Io non ho avuto il coraggio. Queste sono le provocazioni che ci devono far male a noi presenti. Ci devono talmente scomodare da dire... Questa è, poi concluderò, è un sistema scolastico, quindi la Lombardia e Veneto all'estero arrivano molto di sovrindati oxipisa. Caspita, io devo essere fortunato a nascere nella famiglia giusta e nella regione giusta. La prima cosa che io ho fatto, ho detto, vediamo la Puglia come si è messa per capire che la regione era giusta. Quindi parti proprio con un senso di... È terribile questa situazione. Noi nelle scuole paritarie che abbiamo anche molti bambini, l'altro giorno mi ha fermato un bambino profugo di 10 anni fa, un ragazzo, io sono un ragazzo 23 anni, ero un po' spaventato, dice guarda, ma non si ricorda, io sono tardentale, voi mi avete salvato, ero arrivato col gommone, la vostra scuola mi si ricorda, mi prese come profugo. Mi ha acceso la speranza questo giovane, perché di fronte a questi profughi io dico, io vorrei nelle mie scuole, ma come faccio? Come faccio? Come faccio con la rete? Come faccio? Io sono una che stipendi dei docenti, qualcuno in sala, al 5 del mese non si fanno la domanda, lo stipendio arriva o non arriva, arriva. Da qui che tu non vai in pensione, io ho questa responsabilità, piuttosto mi indebito io, ma i miei docenti non devono avere il dubbio se verranno pagati. E allora così sfatiamo la mitologia che i ministri possono fare i miracoli. I ministri possono fare il miracolo di oggi, venire, ascoltare, rendere conto di quella fiducia che gli abbiamo dato, rispondere per quello che è loro possibile, ma è inaccettabile che, e grazie a Dio non l'ho ancora sentito, e questo è importante, io non posso fare più di tanto, e allora non ti candidare, cosa ti candidi a fare? Io sono la Lega rappresentante, se non ero capace, la comunicazione l'avrebbe già mandata via, mi sarebbe andata via io. Se, cioè, non ho capito, non è che il rettore dice, vediamo come la va, se ce la faccio, no. Non esiste e quindi ci salviamo anche dal populismo. Non è vero che tutti possono far tutto. Occuparsi di scuola, bisogna conoscerla dalla scuola, anche forse dall'occhio del sindacato. E qui arrivo ai sindacati, con i quali c'è un'interlocuzione serenissima. Bando a chi dice che, perché poi ai sindacati la realtà mi va spiegata così come va spiegata. Il mio dramma personale, sorella moglie mia, ministra, lei lo sa, a fronte della scadenza delle convenzioni. Che le scuole paritarie tutte restino, ma che, e concludo, ci si focalizzi sul diritto di chi? Il diritto di apprendere, ben venga il decreto 06 anni, cadono tutte le discriminazioni tra bambini e bambine. Io sono per la parità di genere nel senso oltre ogni discriminazione. Oltre ogni discriminazione di sesso, religione, razza, ma anche vincolo economico, che è più deleterio, pesa di più sulla vita dell'uomo, il vincolo economico. E allora se ciò è, se ciò avviene, tu Stato mi devi garantire la possibilità di scegliere una scuola paritaria e una scuola statale. E allora qui recupero l'idea che la famiglia ha, che cosa ha la famiglia? La responsabilità educativa. Ergo, io non posso agire la mia responsabilità educativa se non c'è la libertà di scelta educativa. Io vi posso parlare oggi senza che nessuno di voi mi spari, perché io ho il diritto alla vita e voi dovete rispettare la mia vita. Ma io come glielo spiego alla famiglia che ha la responsabilità educativa e poi non ha la libertà di scelta educativa? E qui sta il gioco con Starbucks, che si presenta di fronte alle mie scuole, non alle mie, alle nostre, della società italiana, e si mette le mani in tasca, e la tasca è vuota, gira e se ne va. O va nella scuola statale e qualcuno mi deve spiegare perché siccome è arrivato nella sezione E, mi piega sulla scuola paritaria. La sezione E non è come la sezione A. Io da ragazzina non lo capivo, perché mia mamma, ero finita nella sezione E e mi scrisse la rimarcia di me. Non l'avevo capito.
a ripetizione della prima licenziale. Poi invece non ho capito perché era successa quella roba lì. Perché l'anno dopo, siccome si era aperta la sessione M, mi scrisse la sessione M. Capite? E allora, tre principi fondamentali. Il diritto di apprendere è in capo allo studente. Vi assicuro che riuscire a mettere insieme in questi 10 anni di azione culturale il mondo italiano è stato difficilissimo. Le aggressioni non sono venute solo ed esclusivamente dai sindacati o da chi la pensava al contrario, anzi per me è stato molto più facile, lo confesso, facilissimo, convincere un sindacato o un oppositore che il diritto di apprendere senza discriminazione in capo al bambino. Ognuno di noi cerchi di capire, quando parliamo di libertà di scelta educativa, da che parte stare, perché è una parte scomodissima. Se il diritto di apprendere è in capo al bambino, la responsabilità educativa è in capo alla famiglia. E se la famiglia non è libera di agire, mi spiace, non può esercitare liberamente la propria responsabilità. E in una scuola di regime, perché la scuola statale soffre ancora periodicamente della scuola paritaria. Perché se la scuola paritaria manca di libertà, la scuola statale manca di autonomia. Perché se io sono a Stampia e mi vedo l'infornata dei docenti di musica, comprenderete bene che non mi servono niente. Avevo bisogno di docenti di educazione civica. La famosa autonomia che tanto teniamo. Purtuttavia io credo che questa autonomia debba rimanere sotto il controllo di uno Stato garante. Ecco perché a fronte del rinnovo delle convenzioni, io guardo a questo rinnovo delle convenzioni, la dottoressa Manopo lo sa quanto la ministra, con grande coraggio. Perché il coraggio di Italia che si rialza e guarda la scuola non più come un luogo di ammortizzatore sociale, perché se per me conta l'allievo dobbiamo delle una a due. Non è un luogo di ammortizzatore sociale la scuola, non è un luogo per scuole fantasma. Quindi ben vengano i controlli e tolte le parità. E concludo dicendo che tutto ciò in Italia è stato difficilissimo chiarirlo, Ministra, ma mi pare che siamo a buon punto. Attraverso il corso standard di sostenibilità, che è una leva veramente scomoda sia per la statale che per la paritaria, credo che poi gli esperti ci spiegheranno meglio, potremmo trovare in questa una soluzione. Ma questa prospettiva mia ho dovuto portarla avanti come Anna Monia Alfieri, perché è una prospettiva molto scomoda, non accontenta le paritarie, le scontenta, non accontenta le statali, le scontenta, ma non c'è più spazio per i privilegi, perché se è il diritto di apprendere in capo al bambino, io devo accettare di stare in un sistema con delle regole, con dei controlli, con delle garanzie. Ho visto delle viste ispettive svolgersi egregiamente, quindi credo sempre che la prospettiva sia dalla mia capacità di interloquire o meno, piuttosto che la vista ispettiva. E concludo così: nessun governo avrà mai la forza, quando qualcuno mi dice come vede lei, la forza di compiere, anche se questo vedo che col decreto 06 ha compiuto bene, il decreto 06 anni spende una parola, detto brutalmente, perché sennò dovremmo scegliere, il decreto 06 anni è una genialata, dice alle famiglie, tu ci tieni la libertà di scelta educativa, i bambini perché sono tutti uguali, vuoi zero discriminazione? Bene. Associazioni care che per anni avete sventolato la bandiera, io lo dico brutalmente, ma il decreto lo dice molto più elegantemente, mettetevi d'accordo con i vostri comuni, in base al fabbisogno educativo comunale, il comune chiederà ai fondi nazionali. Voi avete visto tante pagine di giornale scritte in merito? Avete visto? Io no, l'unica che l'ha commentato è questo, perché a questo punto è il rendito. Sta veramente a cuore questa roba? Io non credo per adesso, però la vero lo strumento c'è. Cioè, come mai? Non è stato utilizzato, non ha capito, è facile dire a un ministro come al Santone. E concludo così davvero, non avremo mai istituzioni responsabili, cioè capaci di rispondere di quello che fanno, se non avremo cittadini seri, cioè capaci di domandare la cosa giusta al momento giusto, non con quel piccolo populismo che spariglia le carte e ti lascia in un senso di confusione terribile, ma con delle proposte serie e concrete, quale mi pare che sia emersa in questi anni anche da questo tavolo. Quindi io non mi aspetto nulla dai governi, non mi aspetto nulla dalla ministra, perché è una creatura come noi che fa quel che può al meglio delle sue possibilità e al netto delle difficoltà, ma credo che davvero una sola e unica sinergia fra la famiglia, che dopo al netto dei diritti sventolati, e le istituzioni, al netto della loro capacità di compiere questa riforma, si possa avvenire in Italia quello che è avvenuto nella laica Francia. Il problema è che nella laica Francia la pensano tutti uguale, qui finché mettiamo tutti d'accordo è un guaio. Però credo che se noi focalizziamo al centro lo studente, la responsabilità educativa della famiglia, pochi avranno da obiettare. Quindi questo è quello che penso, Ministra, lei lo sa già, e glielo riconsegno come nel consiglio dell'Assemblea, perché scomoda tutti, attenzione a voler prendere questa bandiera.
Mentre voi pensate se avevo ragione a definirla così, dopo che l'avete ascoltata parlare, adesso passerei la parola al terzo autore del libro Il diritto di apprendere, che ci parlerà in maniera circostanziata per farci capire meglio che cos'è questo costo standard di sostenibilità. Parlo del professor Marco Rumo, che è docente di economia presso l'Università Cattolica. C'è stata una legge delega e c'è stato il decreto legislativo. Questo
La domanda è perché nella sanità no, sì, e nella scuola no. Ecco allora il ragionamento è molto semplice, quindi come si chiama questa tariffa che consente, che si porta dietro lo studente, che dà portafoglio allo studente e che può muoversi da una parte e dall'altra del sistema, si chiama costo standard di sostenibilità per allievo. Non è un costo standard, perché la dottrina del costo standard è ampia, ma un costo standard che conosce l'economia, l'economia aziendale in modo particolare, sa molto bene che il costo standard non è un'etichetta. Il costo standard, voglio dire, è un costo che può avere una coperta evidentemente più o meno lunga. A seconda di questa coperta, risulterà essere positivo, risulterà evidentemente essere negativo. Questo è il motivo per cui in questo libro non si parla di costo standard, questo non ha senso evidentemente, no? Ma costo standard di sostenibilità, che è un costo efficiente evidentemente per l'allievo, adesso vi spiego anche cosa. Intanto non è un costo calcolato a monte, ma è un costo calcolato a valle, cioè guardando l'esperienza della sanità, qual è stato il loro metodologico? Il loro metodologico è stato che vado a mettere il cappello del soggetto finanziatore, vado a calcolare il minimo costo evidentemente possibile e lo vado a ribaltare evidentemente sullo studente. Tant'è vero che poi non ce la facevano, era difficoltoso e c'è stato un lungo processo di affidamento, ma perché era stato progettato nell'ottica del soggetto finanziatore. Qui il ragionamento viene capovolto, cioè non andiamo a ragionare dal punto di vista del soggetto finanziatore, perché fare un costo standard che mette a posto i bilanci del soggetto finanziatore ma fa morire il soggetto finanziato evidentemente non ha senso, no? Non sarebbe di sostenibilità. E allora abbiamo rovesciato il processo. Andiamo a vedere invece le scuole viventi, andiamo a vedere i bilanci delle scuole viventi, andiamo a vedere i processi efficienti delle scuole viventi, andiamo a misurare quel costo lì. E quel costo lì da valle praticamente arriva a monte. La cosa interessante di questo costo di sostenibilità è che quindi crea efficienza nel sistema senza far morire proprio i soggetti finanziati, perché nel momento in cui crea efficienza ma tolgo risorse, i bambini evidentemente non riescono a usufruire di un processo di costo. Ecco allora questo, quindi è un costo che non prescinde dalla vita reale delle scuole, è un costo che va a ricostruire un processo efficiente, perché non è corretto che lo Stato paghi inefficienze evidentemente, e non è un costo medio, non è un costo medio perché sapete meglio di me che esiste oggi un problema di bilancio, di fatto nelle scuole, sia nelle scuole statali che nelle scuole paritarie, che i costi medi riflettono delle politiche di bilancio che secondo me vanno un attimino affinate, e quindi figurarsi l'esito evidentemente di quei dati, proprio questo dal punto di vista ragionevole. Allora, sostenibilità cosa significa? Allora, sostenibilità significa qualità educativa, efficienza, non efficientismo, quindi non taglio dei costi, inclusione, attenzione agli studenti più deboli, attenzione alla persona, quindi personalizzazione, investimenti continui nel personale, nelle strutture fondamentali, sostenibilità economica e autofinanziamento possibile. Ecco allora il costo standard. È unico per la statale e per la paritaria, ha una funzione educativa perché spinge verso l'alto, quindi non toglie, non taglia, non riduce la miseria, ma spinge verso l'alto. È diverso in funzione del grado di scuola, per il tipo di studente, con handicap, non handicap, con possibilità eventuali, senza possibilità eventuali, vedremo quello con possibilità eventuali, chiaramente prenderà una parte del costo standard, perché giusto una parte ci mette anche lui, potendo, no? Mentre quello che non ha possibilità eventuali prenderà 100%. È costruito sul processo educativo nella sua interezza, quindi non solo in aula, ci sono gli investimenti in strutture, in tecnologia, i progetti di lingua, i progetti di inserimento, handicap, eccetera. Tiene conto anche di possibilità di autofinanziamento per le scuole, perché le scuole hanno tutte delle grandi possibilità di autofinanziamento, solo in parte espresse. Io ho quantificato queste possibilità di autofinanziamento, vanno da 1,2 miliardi a 1,2 miliardi a regime. E allora vediamo, allora, la domanda a questo punto è che cosa non ha dentro il costo standard di sostenibilità, non ha dentro il costo del pasto, non ha dentro le attività extracurricolari, non ha dentro il costo del trasporto, i costi di manutenzione straordinaria
e i costi inclusi nel processo stampa. Allora facciamo un esempio. Questo per esempio è il calcolo del costo di sostenibilità, costo standard di sostenibilità della scuola primaria statale e paritaria primaria. Quindi vedete dentro l'assicurazione, la cancelleria, i materiali di consumo, i materiali sussidi cartacei, ha dentro i materiali sussidi tecnologici, ha dentro il personale docente assunto a parità di condizioni, ha dentro tutte le collaborazioni del personale docente, ha dentro il personale non docente, ha dentro le manutenzioni ordinarie, ha dentro l'accantonamento per le manutenzioni straordinarie, ha dentro gli interessi passivi per i debiti che devo accendere per le manutenzioni, ha dentro i costi di riscaldamento, ha dentro la pulizia, ha dentro il personale di coordinamento, ha dentro il progetto di lingua straniera, la disabilità, ma non la ridotta all'osso, la disabilità seguita veramente, ha dentro il progetto di disturbi dell'apprendimento, i progetti territoriali, ha dentro la comunicazione, ha dentro la segreteria, la formazione del personale, l'investimento in tecnologia, gli interessi passivi sul debito che devo accedere per la tecnologia, l'integrazione straniera, manutenzione degli spazi esterni, la perdita su crediti che io dovrò avere magari su alcune scuole perché sta accadendo che non riescono più a pagare le rette alcuni, avendo dei margini di autofinanziamento però che la scuola con una sana gestione è in grado di attivare, quindi non si capisce perché evidentemente non lo faccia, ha detto praticamente di fatto tutto. Questi processi di fatto stanno di sostenibilità, cioè c'è dentro tutto, tutto ciò che serve a dare un processo dignitoso di educazione agli studenti. Questo è stato fatto per la scuola dell'infanzia, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado, insomma, eccetera. Quali sono i risultati? I risultati vi faccio vedere alcuni, poi il libro che contiene di fatto tutti. Quindi per esempio, no, per la classe, questo qui è quello dell'infanzia, per esempio vedete, 3.000 euro, 3.200 euro se la classe è per studente, se la classe di fatto non ha un bambino disabile, 3.758 euro se di fatto ha invece un disabile. Nel caso di famiglie, diciamo, non bisognose. Nel caso di famiglie bisognose aumenta evidentemente il costo standard per chiaramente andare a copertura anche del loro disagio. Scuola primaria, vedete 3.300, 3.900, 4.800, 5.600, secondaria di primo grado, insomma eccetera, secondaria di secondo grado, cioè la tariffa inclusiva di sostenibilità che è possibile evidentemente che è possibile erogare di fatto alla scuola, insomma eccetera. Qualche numero di impatto, cosa cambierebbe? Cosa cambierebbe? Allora questi sono i dati contenuti nel libro, quindi io mi attengo di fatto a questi in questo momento, poi chiaramente saranno aggiornati, insomma eccetera. 55 miliardi di euro complessivi di fatto nel 2009, 54,7 alle scuole statali, 5 miliardi di fatto alle scuole paritarie. Costo medio per studente nel 2009, scuola statale, studente statale 7.063 euro, 489 euro di fatto alle scuole paritarie. Applicando il costo standard, che non è un costo di fatto a ribasso, ma inclusivo a questo punto, la spesa passerebbe da 55,2 miliardi a 38,3 miliardi, di fatto con un risparmio, ecco, di 16,8 miliardi. Di questo 16,8 miliardi, di fatto, vuol dire che il costo da studente, il costo per studente passerebbe da 7.000, di fatto a 4.357, detto in termini proprio di tassazione, vuol dire 440 euro di fatto di tassazione pro capite in meno. Il tutto con degli studenti gratuiti pari a 1,8 milioni di euro, 1,8 milioni di studenti con gratuità, quindi totali per 2,3 miliardi di euro. Come è fatto questo 16,8 miliardi di euro? È fatto da 9,1 miliardi eventualmente recuperabili da un'eventuale compartecipazione, perché se la famiglia non è ambiente è un conto, se la famiglia non è ambiente evidentemente è un altro, questo si può discutere di questo. Ma la cosa più importante è 7,7 miliardi sono la spesa pubblica oltre standard, cioè oggi c'è una spesa pubblica aggiuntiva, pari a 7,7 miliardi di euro, al di fuori di tutti quegli standard che vi ho, cioè al di fuori di tutte quelle cose che vi ho indicato io.
stiamo parlando, ecco, del 14% di fatto della spesa complessiva. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la parità di fatto oggi, ecco, in teoria sarebbe già possibile. Sarebbe già possibile con una redistribuzione e una riorganizzazione di fatto della spesa. Il problema è questo 7,7 miliardi, quindi uno zoccolo oltre standard, no? Che alla fine è quello che vincola il sistema. Vincola il sistema nella scuola statale, vincola il sistema di fatto nella scuola paritaria. Come si dice, non ci sono soldi, penso che non ci sono soldi perché c'è un vincolo di 7,7 miliardi di euro oltre standard. Ecco allora il ragionamento, il tutto, ecco, lavorando solo sulla spesa corrente, cioè senza toccare la spesa in conto capitale, quindi manutenzione, ristrutturazioni, cioè quindi solo sulla spesa corrente. Spesa corrente vuol dire ogni anno. Chiaramente si tratta di un percorso, politico, ma chiaramente si tratta, no, come tutte le riforme, più ampi di sistema, di un percorso naturale, no? Perché si può, no, cambiare il sistema in un secondo, forse può essere l'occasione, ecco, per istituire, no, anche un tavolo tecnico con il MIUR, ma anche con il MEF, probabilmente, visto che questa è la dimensione economica del problema, per approfondire il tema. Questo è un po' l'auspicio nostro, che non è quello di di sconvolgere, insomma, eccetera, però di analizzare in modo nuovo il percorso, un sistema che inizia a dare dei segnali di diseconomicità da una parte e di mancanza di libertà dall'altra. E forse quindi è il momento di affrontarlo, ecco, con i tempi che sono naturali, di affrontarlo però dal punto di vista tecnico, perché trattandosi di materia tecnica va affrontata con le giuste conoscenze. Grazie.